Bentornati, oggi iniziamo la settimana con le razze. Io sto lottando con lo Yorkshire. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, come al solito, Giorgio Porcino, che è sempre molto carino con me, chi mi molla in braccio è il cane più agitato. Ma vabbè, No, ma ormai è direte, diventata ma una consuetudine. Non basta. no. Il problema è che, allora, qui abbiamo due Yorkshire, una Lui è femmina Fly. e lei è Pretty. Pretty è molto più È tranquilla. Pretty, è tranquilla, ma Fly è agitato perché è innamorato di È Pretty e sta innamorato di cercando Pretty, sì, penso disperatamente di andare da convoleranno lei. anche a giuste nozze, Oh, pare. Allora, ecco. il problema io te l'ho dato perché lui lo riesce a contenere. Lei è molto più statica, quindi per i nostri telespettatori sarà più facile poter apprezzare la bellezza del cane. Lui sta più tranquillo in braccio. Sono veramente carini questi due Sì, cani. allora sono praticamente due cani allevati dalla signora Anna Confaloni, dalla dottoressa Anna Confaloni, dall'allevamento dei Fiocchi Rossi. Sono, come hai detto tu in partenza, due Yorkshire Terrier. Fanno parte quindi del gruppo quindi dei Terrier. Una volta venivano considerati ed erano nelle esposizioni nel gruppo 9. Il gruppo 9, come abbiamo già detto in altre trasmissioni, è il gruppo che racchiude tutti i cani da compagnia. Allora, quindi pur essendo un cane da compagnia, perché queste le caratteristiche che andremo poi a vedere sono quelle proprio tipiche di un cane da compagnia, Non nasce come cane da No, compagnia, però. assolutamente, nasce appunto come un terrier, quindi poi negli anni, qualche anno fa. Giustamente senti i cani di Giorgio che partono. Ce Allora, l'abbiamo. altra caratteristica dello York è la voce. Spesso chi l'ho avuto sa che ogni tanto quando incominciano ad abbaiare sono abbastanza molesti. Allora, Fly, come si dice, is a good boy. Speriamo. No, prova a metterlo giù. Va bene. Vediamo un po' come si comporta. Va bene. O forse no, no, credo di no, 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 Fiore, non è possibile. Allora chiedo scusa e allora. Non è solo Pinolo il maniaco, allora. No, tutti i cani di taglia piccola a volte hanno questa caratteristica di essere abbastanza attenti a tutte quelle che possono essere le attenzioni sessuali nei confronti delle femmine. Allora, abbiamo detto gruppo 3, Terrier, è un cane inglese, quindi le origini nascono, e lo dice poi lo stesso nome, quindi il nome Yorkshire viene appunto dalla contea di York, e questi cani erano tenuti nell'Ottocento fondamentalmente dai minatori, perché avevano questa grossa attitudine nel cercare e nel, diciamo, cacciare piccole prede, Quindi quindi topi. topi. Esatto, e poi venivano portati praticamente con loro nelle miniere, un po' come cane da compagnia, un po' naturalmente come piccola mascotte e un po' naturalmente per cacciare questi topi. Negli anni naturalmente queste caratteristiche si sono purtroppo, come abbiamo visto per tante razze, un pochettino perse, per cui fondamentalmente oggi come oggi viene allevato esclusivamente per la compagnia. Allora abbiamo detto e abbiamo visto qui, sono cani estremamente vivaci, estremamente allegri. Anche particolarmente intelligenti. Sì, ma infatti dici bene perché la caratteristica appunto dei terrier è quella del il carattere, quindi la vivacità. Allora, qui abbiamo già comunque due caratteri, questi per far capire sempre ai nostri telespettatori che ci possono essere comunque nella stessa razza anche caratteri differenti, quindi abbiamo una femmina che è molto più tranquilla e riflessiva e Fly invece che è un pochettino più. Si è Ah, placato. si è placato. Parliamo piano allora. Allora, praticamente sono cani abbiamo detto, da compagnia. La loro piccola, diciamo più piccola mole, perché è un cane che può arrivare a 25 centimetri di altezza algarrese e con un peso, diciamo, non superiore mai ai 3 kg. Le indicazioni che noi diamo in realtà sono quelle indicazioni che vengono poi, Fiorenza, suggerite dallo standard. Spesso, naturalmente, chi l'ha avuto o girando ci possono essere degli Yorkshire che sono a volte molto più Più grandi, con grandi, delle sì. caratteristiche. Allora, non che loro non siano Yorkshire, però diciamo quello che noi, diciamo, suggeriamo e quello che le indicazioni che andiamo a dare sono tutte quelle indicazioni che vengono poi suggerite dallo standard. Giorgio, ma esiste anche la taglia toy? Perché spesso ti vendono gli Yorkshire dicendo questo è toy, e intendono Esatto, in allora, miniatura brava, e non questa cresce. mi sembra una buona domanda, perché in effetti uno Yorkshire Toy non esiste, quindi diciamo la dicitura toy è una dicitura proprio, diciamo, inesatta, perché la taglia è praticamente questa, quindi abbiamo detto 25 centimetri, 3 kg circa di peso, e la dicitura toy sta a indicare sì naturalmente come nome che è un cane piccolo, mentre in altre razze abbiamo visto che in effetti ci sono, non so, per esempio per i barboncini il toy, il nano, il medio e lo standard, ci sono comunque il gigante, ci sono comunque delle taglie ben differenziate. Per lo York questo non succede. La dicitura toy, come dici tu, è un po' più, diciamo, accattivante, spesso, diciamo, da qualche allevatore non proprio serissimo, da qualche commerciante c'è questa dicitura toy per invogliare, per dire guardi non si preoccupi, è un cane che rimane piccolo. E poi però purtroppo nella quotidianità vediamo che comunque questi cani toy, quando si dice toy, Sì,
Non sono Come mai. i famosi conigli nani, Famo ti dire conigli vendono il nani, coniglio sì. nano e ti trovi un 5 vitello, chili, esatto, più o esatto. meno la stessa cosa. Allora, qui adesso mettiamo in piedi Pritti, che devo dire si sta prestando Madonna, benissimo. quanto è brava. Esatto, questo per farvi capire innanzitutto la bellezza del cane e la qualità del pelo. Il pelo dello York è un pelo, diciamo, sericio, è come praticamente Fiorenza i capelli, quindi Sì. praticamente non ha sottopelo. Questo fa sì che sia anche di facile gestione e quello che noi abbiamo sempre detto, un cane di questo genere, qui vogliamo ringraziare anche la signora Anna Gatti, che è la proprietaria di Pretty. Pritti e la signora Anna De Rossi, che è la proprietaria Fly. di Fly, e sono due cani che, come abbiamo detto, vengono comunque tenuti in casa. Quindi noi qui in queste trasmissioni spesso vi abbiamo mostrato dei cani da esposizione, quindi molto belli, che vanno in esposizione, quindi hanno delle caratteristiche, diciamo, del mantello proprio sfruttate al massimo, condizionate, eccetera. Qui diciamo che sono due cani che tranquillamente vivono la loro vita in appartamento, in famiglia, e che escono quotidianamente per fare delle loro passeggiate igieniche. Però questo per farvi capire che con un po' di buona volontà potete comunque cercare di avere uno York sempre in ottime condizioni di pelo. E naturalmente questo condizionamento è anche abbastanza facile, quindi addirittura il cane può essere lavato tutte le Io l'ho settimane. avuto per 14 anni uno York che era un po' più tranquillo di Fly e lo Ok. lavavo a casa senza Sì, ma problemi. tranquillo, infatti Basta devo dire, pettinarli basta, spesso. esatto, poi il fatto che non abbiano un sottopelo praticamente può permettere, appunto, cioè lavandolo non lo rovinate, perché questo pelo è identico praticamente ai capelli, quindi Io non ha. glielo Glielo tagliavo ogni tanto un tagliare. po'. Tagliando il pelo, quello che ricordiamo è che fondamentalmente non è che tagliandolo non ricresce più, anzi, diciamo, è come i capelli, quindi li tagli e crescono, li tagli e crescono, però fondamentalmente a volte tagliandolo si perde un pochettino più che altro la pesantezza del pelo e si crea forse qualche onda che comunque è indesiderata. Allora, come dicevamo prima, quindi è un cane piccolissimo, fondamentalmente è importante per questi cani l'alimentazione. Il cane naturalmente vivendo in casa è spesso in grembo, quindi sono cani che spesso viaggiano nelle borse o viaggiano praticamente, diciamo, lontano da altre situazioni. Però Questo. scusami Giorgio, dipende sempre da chi lo tiene. Mi Bravissima. è successa una cosa incresciosa. Ho incontrato dal veterinario un signore che aveva uno Yorkshire di taglia grande Vantaggiosa. e lo teneva dentro il trasportino. Allora abbiamo chiesto, no, classica cosa al veterinario, cos'è? Lui dice, no, il mio cane esce solo nel trasportino, fa la pipì solo in casa e non lo porto No, mai fuori, vedi. sennò si sporca il pelo. La gente è assurda. Questo, diciamo, in realtà è poi una gran brutta cosa, diciamo, perché cosa succede? Lo York, come tutti i terrier, ha comunque la caratteristica di essere un cane abbastanza, non aggressivo, però, diciamo, abbastanza energico, vivace. Se non riesce, diciamo, a A socializzare, sfogare esatto, poi. No, anche a sfogare, automaticamente tutto questo viene un po' represso, per cui. perché si dice sempre, la gente diceva, lo Yorkshire è un cane isterico, Non è vero, neurotico, invece non è assolutamente, vero. non è vero. Diciamo che fondamentalmente se non riesci a sfogare tutte quelle che possono essere delle attività fisiche. Allora io adesso faccio il contrario, prendo in braccio Fly, questa è una specie di rodeo, un Kama Sutra qui. Allora se non riesci praticamente a sfogare fisicamente, perché poi chi l'ha avuto sa perfettamente che anche in campagna è un cane cacciatore, tra le Corrono lucertole, come le martire, corrono. Esatto, saltano. per cui questo praticamente è molto importante, diciamo, la socializzazione Sì. di questa razza con persone, con situazioni e con altri cani. Comportandovi così avrete sicuramente uno York, quindi che non va più sotto la dicitura di isterico, ma un cane estremamente Assolutamente. tranquillo. E Tra allora, l'altro il mio andava d'accordo anche con i gatti. il problema poi, diciamo, dell'allevamento dello York, diciamo, data la piccola taglia, è naturalmente quello dei parti. Spesso e purtroppo sono cani che devono andare incontro a dei tagli cesarei, quindi insomma chi più o meno fosse intenzionato ad allevare questa razza, insomma, mette in conto anche questo. Io mi allontano. Senti Giorgio, posso farti una domanda a proposito del parto? Quando i cani sono, le femmine sono molto piccole, hanno bisogno di un maschio altrettanto piccolo, vero? Sì, O è una diciamo che. sciocchezza? No, non è proprio una sciocchezza, però fondamentalmente è importantissimo cercare di far accoppiare il proprio cane, se è di piccolissima taglia, come è il caso di questa femmina, con un, diciamo, più o meno. Diciamo, il dimorfismo sessuale in queste razze, ringraziando il cielo, non c'è molto, quindi praticamente sia i maschi che le femmine più o meno si equivalgono come statura. Diciamo, nelle femmine una cosa che potrebbe comparire a Questo è volte amore, sono delle situazioni che vengono chiamate collassi puerperali, quindi bisogna fare attenzione al calcio, perché con la lattazione c'è una grossissima perdita di calcio, quindi vanno controllate molto bene ed eventualmente, diciamo, reintegrati con, diciamo, soluzioni particolari. Un altro problema degli York, come i cani di piccola taglia, questo l'abbiamo già visto
Per altre razze è il crampo rotuleo, quindi praticamente è una... Che cosa, scusa? Il crampo rotuleo, abbiamo detto, è per altre... rotula. Esatto, una rotula che non è ben fissata. Altre volte possiamo sempre notare come in cani di piccola taglia problemi alla testa del femore, con la necrosi della testa del femore. Se no, per il resto, diciamo che sono cani estremamente, estremamente sani e solidi. Importantissimo è l'alimentazione, e qui vorremmo sempre ricordare. Ricordatevi che con un cane di piccola taglia è sempre importantissimo, diciamo, far sì che il cane possa masticare. Masticando terrà naturalmente le gengive molto più pulite e sane, e terrà i den per i denti, per cui riuscirete ad avere più, cioè più che avere voi, più a dare lunga vita alla dentatura del vostro cane, se praticamente l'alimentazione per l'80-90% è fatta di alimenti, diciamo, duri, secchi, secco. Masticabili, esatto. Il famoso secco. Il famoso secco. A Pinolo è tornato un sorriso smagliante grazie con il al secco. Secco. Assolutamente. Bene, mi fa piacere. Sì. Perché anche i suoi baci sono molto più apprezzati. Ci credo. Quindi anche per loro, come tanti altri cani, ricordatevi che errori dietetici, se in un cane di grossa taglia, possono essere incassati, diciamo, molto meglio. Per un cane di piccola taglia, al di là del problema proprio ponderale, anche la bocca sicuramente ne può andare a risentire. Va bene Giorgio, io voglio ricordare ai nostri telespettatori il sito www.alice.tv. Vi aspettiamo numerosi e ci vediamo presto. Ciao, grazie Giorgio. Ciao. Ciao. Bentornate, oggi iniziamo la settimana con le razze. Io sto lottando con lo Yorkshire. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, come al solito, Giorgio Porcino, che è sempre molto carino con me, chi mi molla in braccio è il cane più agitato. Ma vabbè, no, ormai ma è diventata una c'è... consuetudine. No. No, basta. No. Il problema è che... Allora... Sarà più facile poter apprezzare la bellezza del cane, lui sta più tranquillo in braccio. Sono veramente carini questi due cani. Allora sono praticamente due cani allevati dalla signora Anna Confaloni, dalla dottoressa Anna Confaloni, dall'allevamento dei Fiocchi Rossi. Sono, come hai detto tu in partenza, due Yorkshire Terrier. Allora, qui abbiamo due Yorkshire, una femmina e lei è Pretty. Pretty è molto più tranquilla. Pretty è tranquilla, ma Fly è agitato perché è innamorato di Pretty, innamorato e sta cercando di Pretty, disperatamente, sì, di andare da lei. Convoleranno anche a giuste nozze, pare. Oh, ecco. Allora, il problema io te l'ho dato perché lui lo riesce a contenere. Lei è molto più statica, quindi per i nostri telespettatori, che andremo poi a vedere, sono quelle proprio tipiche di un cane da compagnia. Non nasce come cane da compagnia. No, assolutamente, nasce appunto come un terrier, quindi poi negli anni, qualche anno fa... Giustamente senti i cani di Giorgio che partono. Allora, fanno parte quindi del gruppo dei terrier. Una volta venivano considerati ed erano nelle esposizioni nel gruppo 9. Il gruppo 9, come abbiamo già detto in altre trasmissioni, è il gruppo che racchiude tutti i cani da compagnia. Allora, quindi pur essendo un cane da compagnia, perché queste le caratteristiche...